Ma guarda, forse la destra semplifica il pensiero, ma la sinistra altera il pensiero. Io capisco che Saviano è Saviano, per cui bisogna dargli 10 minuti, senza. Però voglio dire, che i poliziotti bianchi fanno degli abusi sulle persone di colore. Io ho iniziato a leggerli perché ho iniziato a leggerli in quell'epoca, all'epoca di Kennedy, e poi li ho letti nell'epoca di Obama. E poi li ho letti nell'epoca di Clinton, anzi prima Clinton e poi Obama, perché l'America è quella cosa lì, non c'entra nulla Trump, l'America è quella cosa lì. Sì, è vero che Saviano dice una cosa diversa, Saviano diceva, Trump no, non la è una cosa cavalca, diversa, cioè lui ma non c'entra diceva. niente Trump col fatto che i poliziotti bianchi fanno delle cose orribili, terribili, secondo me Qua non andrebbero messi c'entra niente. all'ergastolo per tutta la vita contro i neri, ma lo facevano con Kennedy, con Sì, Clinton, con qua Obama, non l'hanno c'entra fatto con tutti, niente. non è che Scusi, lo fanno Sallusti. adesso perché c'è Trump. No, no, Sallusti. Scusami, fammi finire però, Sì, no, perché quello ha un'unica parlato un quarto obiezione. d'ora, No, un'unica non si può obiezione. parlare. No, no, si può parlare. Volevo farti una domanda. Lui diceva, quei fatti ci sono sempre stati. Trump li usa per nascondere le mancanze del governo. Prego, Sallusti. Ma non lo so se, io non mi ricordo più se Kennedy o Obama li usavano per nascondere le mancanze del governo, però lui ha detto che sarà vero, non lo so se ne intende lui, vive lì, che in America i neri che entrano a processo escano per la maggior parte condannate. Il paragone con l'Italia non tiene, perché in Italia gli immigrati che entrano a processo per la maggior parte escono innocenti di default in quanto immigrati. Cioè, paragonare l'Italia all'America o Salvini a Trump è una delle più grandi idiozie che si possono dire ed è una cosa tragica per la sinistra, cioè Salvini come Trump, ma non solo Salvini non è Trump, ma l'Italia non è l'America, ma volete Lutwak, capirlo?